Nella sala delle lauree di giurisprudenza dell'Ateneo Teramano si è svolto l'incontro seminario con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, che ha avviato il percorso scrittura del progetto Soggetto Donna, organizzato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt in collaborazione con l'Università di Teramo. L'autrice dell'Arminuta, il romanzo vincitore del premio Campiello 2017, ha spiegato agli studenti il suo non metodo di scrittura e si è soffermata sui rapporti tra scrittura e vita reale, sui vantaggi e svantaggi di svolgere un'altra professione, sulla fatica e sul dolore di scrivere. Prima riuscivo agevolmente a fare la dentista di giorno e la scrittrice di notte, adesso sta diventando tutto un po' più difficile perché gli impegni legati alla letteratura sono veramente tanti. Questo libro diventerà un film, il regista è Giuseppe Bonito, prodotto dalla Overlook Production, e credo che nella seconda metà del 2018 ci sarà anche il casting in Abruzzo. Poi tra qualche mese dovrebbe anche uscire l'audiolibro e c'è anche un progetto di spettacolo teatrale prodotto dal TSA. Progetto Soggetto Donna. Il bilancio è assolutamente positivo per la partecipazione, la qualità delle partecipanti e dei partecipanti. Abbiamo avuto anche molti studenti, ma soprattutto per la qualità e la profondità delle riflessioni sulle donne e che cosa significa oggi essere soggetto donna nel momento in cui c'è una forte e pericolosissima recrudescenza della violenza, soprattutto nelle pareti domestiche.